Eccoci di nuovo insieme, l'applauso è quello di Claudio Ventura, soprattutto. Buongiorno a tutti. L'applauso è per il nostro Rino che oggi è a casa senza voce. Per cui, aprite Claudio... le finestre, che arriva Rino. Rino, ti vedo bene, vedo questa operazione ti ha fatto proprio soprattutto bene. Soprattutto i capelli sì, sono cambiati. Rino è a casa senza voce, noi invece siamo qui anche con troppa voce, ma soprattutto con un sacco di roba da mangiare. Claudio Ventura, assemblatore di prodotti agricoli, aggiungerei anche assemblatore di panino di un certo livello. Sempre da morti di fame. Morire di fame con questi è impossibile, ma anche con i prodotti dell'orto, perché oggi c'è il mio prodotto preferito e io non ringrazierò mai a sufficienza Claudio Ventura, intanto per averci portato queste lesche di pane con spalletta fresca e carciofi. La spalletta andrebbe scaldata col vino bianco e salvia, ma stamattina ce lo risparmiamo, ma anche mangiata così, la spalletta col carciofo sopra c'ha il suo perché, poi lo scopriremo. Grazie Rino di non essere venuto, così abbiamo due panini a testa, uno lasciamo a Cristo. Uno ce lo mangiamo in diretta, a costo di sporcarci non ci importa nulla, ma questo va mangiato subito. Dicevo, non ringrazierò mai abbastanza il nostro caro Claudio, perché ci vizia sempre, tutto l'anno, ma quando ci sono le fragole io impazzisco e Claudio non ce le fa mancare. Secondo me quest'anno è una stagione buona per le fragole, vero Claudio? Guarda, tutto c'ha il suo tempo, diciamo che le fragole sono partite un po' più tardi, così come i carciofi, la fava, insomma, perché il tempo, lo sappiamo, ci ha allungato un po' il periodo di raccolta, però stanno andando avanti, adesso speriamo che smetta un po' di piovere, di finire l'umidità, se no la maggior parte delle fragole se le mangiano le lumache, poi o mangiamo pure le lumache che sanno di fragole, faccio vediamo, una cosa insomma. Intanto, io dimostrerò che queste fragole, io penso che durante la trasmissione non farò altro che mangiare, dimostrerò che queste fragole sono fragole sane, sì, non hanno sì. le lumache, sono no. buone da mangiare anche alle 7:30 di mattina, sì, sì. Stamattina colazione agricola. Agricolissima, ce ne stanno di fragole, ce ne stanno parecchie, per fortuna ce ne stanno, una bella annata anche per le fragole. Chiaramente non dando prodotti che uccidono le lumache, che ammazzano, è una lotta contro gli altri insetti, ma va bene così. Io le vedo sanissime. Sì, preferiamo più mangiare un frutto magari leggermente deteriorato, che poi qual è il rischio? Che non dando gli antivegetativi, dopo 2 o 3 giorni che le coglie, se non le tieni in frigo, non te le mangi, si cominciano a maturare, mentre le industrie hanno bisogno di dare dei prodotti che bloccano la maturazione. Qui non c'è niente, quindi te la puoi mangiare pure senza lavarla, anche se una sciacquata non gli fa male. Poi sono partiti pure i carciofi, finalmente, tenerissimi. Ma sono tenerissimi. Sono proprio teneri. C'è anche la parte esterna che normalmente no, questa è una qualità. È una pietra, questo è un carciofo. Un'altra cosa, ricordo a tutti, perché qualcuno lo fa, fortunatamente molti non lo fanno, il carciofo se è fresco va mangiato anche il gambo, perché il gambo è buonissimo. Perché tanti hanno sto vizio di tagliare il gambo e lo buttano. Il gambo è buonissimo. Ve lo potete mangiare così, prima lo sfilacciamo, perché tanti mi dicono, ma il carciofo fa i filacci, se il carciofo è fresco non fa i filacci. Comunque sbucciato, e se ci dà fastidio il filaccio magari lo cuociamo insaporito con un pochettino d'aglio, di prezzemolo, se lo gradite, gli odori sempre a fine cottura, mai all'inizio. E poi ci fate una crema, la crema la puoi fare per farci un panino, un crostino, ci puoi fare la pasta, quello che vuoi tu, però questo è commestibile ed è buonissimo. C'ha un sapore molto forte. E il carciofo è tenero, puoi farlo come ti pare a te, ma anche se dentro una pentoletta con un po' d'acqua è già buono di suo così. La fava, la famosa sellecchia di fava. Che io adesso, come si dice in gergo quando si apre la sellecchia? La sbuccio, diciamo, mandiamo un sondaggio Mazza in onda. Com'è bella, eh? Sì, se qualcuno ce lo dice, ecco. Magari, come si dice? La sgrana, da noi si dice la sgrana la fava. Sì, guardate che bella che è. La fava sta andando bene, quest'anno per la prima volta abbiamo provato a fare dei vasetti, infatti su Facebook ci dovrebbe stare l'immagine se ve la vedete. Abbiamo fatto la fava in greccia, noi usiamo fare questo piatto in questo periodo. Che mentre tu parli, tu io mangio, va bene? Succede come nella vita sociale normale, dove c'è chi mangia e chi lavora. Diciamo che quando andiamo a trovare Claudio, succede anche questo da lui, no? Sì. Lui parla, e gli altri mangiano. Ci cucina e noi mangiamo. Grazie comunque, grazie per questo affetto. Grande affetto il nostro, per quindi, te lo sai. E quindi facciamo questo piatto che è un piatto ascolano, ma poi ho visto che insomma si fa in tante altre parti, che l'ha ingrecciata,
e unire questa fava leggermente intostata, per questo è un greccia, si dice, perché deve essere un po' duretta, non deve essere proprio morbida, insieme al carciofo e ai piselli. Quindi si manda in cottura prima la fava se è un po' duretta, poi ci aggiunge il carciofo se è tenero o viceversa o insieme, quasi a fine cottura i piselli freschi, perché i piselli cuociono subito. Prima di partire con questo si fa un bello strato di cipolletta fresca con un pochettino d'aglio e si mangia così, l'angrecciata, ed è buonissima. Io non l'ho mai mangiata. Perché questa si fa solo, è un po' come le virtù che si fa solo il 1° maggio. Noi la facciamo soltanto in questo periodo in cui ci stanno tutte e tre gli ortaggi che sono buoni, precisi. Dopo la puoi fare, ma poi se la fai quando ci stanno i pomodori non c'ha proprio non più va senso. Più, non va questa più c'ha senso a te. Adesso è buona. Ma viene fuori tipo minestra? No. Tanto queste stiamo vedendo. Questa è la fava che abbiamo preparato. Abbiamo cotto la fava così e poi l'abbiamo invasettata e la stiamo vendendo a vasetti già sgranata, perché il problema è che a casa quando ti compri 2 chili di fava, ti compri tutta quanta sta scatola intorno. Che la fava lo fa, insomma, di avere un contenitore molto grande, no? Sì, beh, la vediamo anche qui, rispetto a quello che c'è dentro. Alla parte finale del però, ecco, l'angrecciata è un bel piatto, perché è saporito, piace pure ai bambini, insomma, soprattutto. Dicevo, ma viene fuori poi tipo un po' brodoso? No, sì, leggermente deve essere morbida, non deve essere asciutta. Tipo una zuppa. La puoi mettere vicino. No, zuppa no, deve essere morbida, deve un pochettino di condimento e di acquetta, ma poi non la comunque zuppa una da mangiare col cucchiaio. Comunque è una tragedia, qua sale un odore. Dobbiamo stabilire il momento esatto della trasmissione, quando mangeremo. E quindi l'angrecciata può diventare un ottimo secondo, perché è bello, già bello sostanzioso, o un bel contorno vicino a un po' di spezzatino, una patata, oppure piuttosto che un affettato. Insomma, un bel piatto sostanzioso. Si mantiene perché una volta che l'hai cotto lo puoi mettere da parte. Adesso ricominciamo a rimettere da parte le verdure. Ricordatevi che se usate i vasetti. Io non sono un professore, ve lo dico sempre sulla base della mia esperienza personale. Se usate i vasetti devono essere ben lavati e sterilizzati, e i tappi possibilmente nuovi. Cioè, se compriamo marmellata non mettete da parte il tappo. Il tappo tanto costa 7 centesimi, 8, buttato, 10 centesimi. Va sempre ricomprato. Conviene sempre 10 centesimi. Il vasetto invece si può riutilizzare. Il vasetto si può riutilizzare. Lavato bene, sterilizzato. Il tappo costa 10 centesimi, 11, dipende da quale tappo usate. Un tappo normalissimo. Il tappo conviene sempre comprarlo, perché così state sicuri. Si mette, quindi se vi avanzano le verdure adesso, magari non le buttate, questa storia dei progetti, non facciamo il progetto per dire come si deve fare. Però vendete a casa un po' di vasetti comodi, avanza un po' di verdure, le metti nel vasetto, quando finite a bollire magari anche l'acqua della pasta, se vuoi a casa lo puoi pure fare, l'acqua fredda, sempre a freddo. Metti il vasetto dentro, lo fai bollire come si fa con i pomodori, come si fa tutto, bolle mezz'ora, lo metti da parte e quello dura un anno, bello tranquillo. E c'hai sempre la verdura fresca per fare una minestra quando ti va, piuttosto che una pasta asciutta, piuttosto che scaldata una verdura. Le verdure conviene sempre scaldarle, perché una volta che apri il vasetto, sì. Mangiarle crude così, fatte in casa senza molta attenzione. Se fa le muffe lo vedete, perché apri il vasetto, certo. Fa la muffa e quella è visibile. La muffa non fa mai tanto male, quello che può dar fastidio sono i batteri, intossicazione da botulino, che capita di rato, però capita e quindi è meglio starci attenti. E si elimina se la verdura si scalda. Se lo apri e lo fai stare, il botulino muore con l'aria, con l'ossigeno muore. Mazza quante cose mi sono imparato. Sei diventato, la tua esperienza ti e ha quindi, reso esperto quindi in materia. Aprirlo 5 minuti prima, 10 minuti prima è sempre meglio. Poi dopodiché se sono verdure conviene scaldarle, oltretutto sono più saporite e così stiamo sicuri, le mangiamo tranquilli. Però in questo modo non buttiamo, quindi se avanza un po' di fava, vasettino, lo metto da parte. Adesso poi cominciamo con i peperoni, con tutte le altre cose. Per le verdure forse questa è la stagione migliore. Sì, adesso in poi, adesso sì. Poi andiamo avanti. Almeno ci sono quelle che piacciono a me, magari. Diciamo che i pomodori passiamo un altro mese e mezzo ancora, per sì. Come sta andando, un mese sicuro. Quindi prima comincia la frutta, anche quella più buona, quella più sì. Colorata. Sì. Vabbè, è un periodo vabbè, oddio, il calore, mo abbiamo le fragole, ancora per altri 15-20 giorni abbiamo le fragole. E poi quello che ti dicevo pure prima, perché dicevi adesso comincia il periodo migliore, non ci scordiamo però che maggio era il mese in cui si moriva più di fame. E perché si moriva di fame? Si moriva di fame perché già in questo periodo ci avviciniamo a giugno, diciamo per la prima parte di maggio
finivano le scorte invernali e non arrivavano le verdure da raccolta, quindi a parte un po' di cicoria rimediamo in campagna. Poi, come dicevamo, a Teramo le scorte finivano il primo maggio con le virtù, perché quindi, come sappiamo, insomma, proprio, le virtù nascono proprio per ripulire le scorte che c'erano. Che era l'apoteosi, esatto, proprio, no, di tutto si questo. Si mangiava proprio, il primo insomma. Maggio, dopodiché insomma si rischiava di non avere più nulla da mangiare. E questo è anche il motivo, mi dicevi, per cui a maggio magari si fanno le comunioni, le cresime. Non lo dico da storico, ma da frequentatore di convegni che ho ascoltato, che ha letto quella. Però anche per questo nasce il fatto di fare le comunioni, di fare le processioni, ci sono tutte queste processioni, tutte queste feste dedicate al mese di maggio, le novene, tutte, mettiamoci quello che ti pare a te, i rosari, no? Perché servivano proprio a scacciare questa possibilità di morire di fame, insomma, che adesso ci sembra strano, dico sempre, ma soltanto non tantissimi anni fa purtroppo spesso avveniva. Adesso ci abbiamo tutto, vai al mercato, purtroppo trovi tutto, no? A gennaio trovi le fragole, a dicembre trovi i pomodori. Tu sei giustamente, a mio avviso, un sostenitore della frutta e della verdura di stagione. Sì, perché prima di tutto la paghi di meno, e questo già, cioè, io vedo gente al mercato che va a comprare ciliegia a 12 euro. Scusate il termine, sei proprio un imbecille. Aspetta 15 giorni, ma non ti succede niente se le mangi dopo 15 giorni, insomma. Però quindi non è che me la prendo col produttore, col consumo, cioè è una corsa, è una rincorsa uno all'altro, no? Perché quindi tu te la devi mangiare prima di quell'altro, perché sennò non va bene. Le ciliegie arrivano tra una decina di giorni. Sì, diciamo, qualcuno ci stava già prima, quest'anno va un po' in ritardo. La globalizzazione, il trasporto delle merci ha fatto sì che le merci magari arrivano dalla Sicilia piuttosto che dal Marocco, che dal Cile. Il Cile è un grosso produttore agricolo. Ma insomma, ci stanno tanti altri stati, la Turchia, la Spagna, che è andata fortissima con l'agricoltura. Quindi diciamo, tutto questo ci permette di avere sempre tutto. L'Olanda fa un grosso produttore di pomodori, eppure l'Olanda, insomma, ce ne stanno a iosa. Però aspettiamo i nostri. Però uno aspetta un po' e si rimangia. Poi se poi poteva mangiare un pomodoro olandese piuttosto che una zucchina spagnola, vabbè, non succede niente. Però ci paghi il trasporto, paghi la serra e paghi tutto il resto. Posso, invece aspetti un po'. Certo, io non ce la faccio più, guarda, tu sei una tortura per me. Intanto quindi, questo è il carciofo tuo. Sì, i carciofi, abbiamo questa qualità di carciofetti. Vado. Viola, che sono tenerissimi, perché queste sono proprio, si sciolgono in bocca, queste sono una favola, hanno 10 minuti di cottura e vanno via. Quella che sotto cottura è questa? Perché io ci sento un sapore. Questa è la classica cottura che si fa a casa. Mamma li chiamava la giudia, da noi spesso si chiama la giudia, in realtà non so la giudia, perché i carciofi alla giudia sono quelli fritti, che sono un po' più difficili. Sapore freschissimo. Poi questo dovrebbe essere carciofi alla romana, ma poi invece li sono alla teramana, sono alla scolana, sono alla vastese. Clavio è un mix di tradizioni. No, è che si fanno un po' dappertutto, poi ognuno ci appicca sopra questa etichetta. E questo basta una pentolina d'acciaio. Le verdure vanno cotte nella pentola d'acciaio, perché hanno bisogno di fare l'umidità. E così non ci mettiamo l'acqua. Leggermente in aglietto, un filo d'olio, poi l'olio mettete voi quanto volete, e dopodiché ci metto i carciofi. Prima metto il gambo spezzettato in modo che mi fa da base, e poi sopra ci appoggio il carciofo rigirato. Sempre ricordando che il gambo dei carciofi teneri si deve mangiare, perché è un peccato mortale tagliarlo. Sì, perché a parte che butti magari 3-4 euro di roba alla fine. Sì, anche perché insomma 10 carciofi, ma è buono. Io a casa mia, mamma non l'ha mai buttato. No, però visto che ci sta chi lo fa. E quindi poi metto sotto questi carciofi, sopra li metto rigirati, non ci metto né pan grattato né alici, niente, perché il carciofo, se è buono, già è buono. Guarda, di suo. Ho deciso che me lo tengo come fiore, lo provo poi a mettere qui. Chi ci mette dentro il carciofo? Cristian, do fastidio al microfono, un bel carciofo messo come... Chi è proprio un carciofo? Ma guarda quanto è bello. Il famoso scarciofano. Lo scarciofano. Perché si dice lo scarciofano? Legato al carciofo è un modo di dire che... Beh, oddio, sai, cioè, il carciofo quando sta in campagna fa prima il cimarolo. Quindi adesso, per esempio, se vai in campagna e vedi i carciofi, vedi questo dotero di carciofo che sta per aria altissimo, che sembra quasi un fiore, è proprio uno carciofo, non puoi non vederlo perché sta proprio per aria alto. Dopodiché fa tutti i carciofetti piccoletti
che vanno avanti almeno per 15-20 giorni. E quello è lo scarciofono. Però quello è proprio lo scarciofono, perché uno lo vedi tu da lontano a 200 metri, vedi sto totera. Ma infatti lo scarciofono si dice ad una persona che magari tu noti che sta lì, magari anche un po' alta. Sì, lo scarciofono, perché lui sta lì e spicca soprattutto queste piante che sono grandi, le piante di carciofo sono molto grandi, e lui sta lì per aria che svetta, e adesso insomma ne vedi tanti, ma se vieni in giro, se vieni da noi, ma comunque in tutte le carciofaie, vedi sto carciofo che sta dritto per aria, quindi è proprio uno scarciofano. È uno scarciofano. Però il sapore è veramente buono, E questo ecco, lo metti così, ci aggiungi un filo d'acqua, se vuoi un pezzetto di vino, copri col coperchio, un quarto d'ora, 20 minuti, il carciofo è cotto. Quanta parte del carciofo tu elimini, almeno di questo carciofo? Di questo carciofo mio quasi niente. Lo porto niente, qui, non lo, ma di questo si elimina quasi niente, è vero? Queste... Il problema è il carciofo quando dentro fa tenero. La cosiddetta barba, questo non fa la barba, questo carciofo. È vero. Quando fa il ciuffo dentro, che diventa fastidioso poi quando lo mangi. Ma questo perché è così piccolo, Claudio? È proprio questo il tipo perché di non è più lo scarciofano, non è il cimarolo, è quello grande, però non l'ho portato questi. Sì. Queste sono le seconde e terze ricacci che fa, perché ne fa tanti, cioè la produzione continua per parecchi giorni. Adesso stiamo facendo i carciofini. Scuro. È molto bello questo carciofo da vedersi, infatti io l'ho messo qui tipo a mo' di spilla. No, è bello e poi è tenerissimo questo. E perché ti dicevo, il carciofo, come tutte le altre piante, non è che fruttifica una volta sola, va avanti a fruttificare. Buongiorno, che bello SD1. A proposito dello SD1, hai sentito la ricerca dell'Università degli Studi di Teramo, che noi abruzzesi, soprattutto gli abruzzesi che vivono nelle zone interne, hanno ottime possibilità. Intanto già adesso ci sono persone che stanno oltre i 90 anni, anche i centenari, perché hanno praticato lo SD1, che è questo di fatto, cioè mangiare dopo circa 12-13 ore di digiuno, intorno alle 11 l'orario stabilito. Insomma, io ricordo mio nonno che si alzava la mattina e mangiava come se fosse l'ora di pranzo, con la salsiccia, con il pane, di fatto quello che stiamo facendo noi adesso. Ed è un modo di alimentarsi che porta uno dei motivi per cui gli abruzzesi sono longevi, soprattutto quelli delle zone interne. È vero, e a parte che poi è buono mangiare, perché poi ecco, dipende dai periodi, magari d'inverno preferisci più una salsiccetta o una cosa così, poi più avanti verso l'estate più aumentano le verdure. E poi quello che dico a tante persone, quando si mettono a sedere e dicono no, devo mangiare poco perché intanto che ci sei venuto a fare qua, non ci no. E lo devi stare a casa se devi mangiare. È impossibile andare da Claudio e mangiare poco, le porzioni di Claudio sono, cioè per una persona ce ne mangiano 5. No, a parte questo, e poi proprio quello che dici tu è che non puoi fare la dieta quando stai a tavola, cioè devi stare attento a mangiare, secondo me, durante l'arco della giornata, perché poi la mattina ti alzi e ti pigli il caffè, poi ti pigli il cappuccino, poi ti mangi il cornetto, e poi ti fai l'aperitivo, e poi ti mangi i saladini. A una fetta di questo pane, con questi ingredienti qui, a me mi viene l'acquolina in bocca, che non riesco a parlare. E quindi, non fa sicuramente male. No, dopo puoi fare la dieta a tavola, cioè devi stare attento prima a non mangiare e berti anche, perché poi anche il bere comunque contribuisce, perché non è che soltanto perché mangi, perché se ti fai due aperitivi, ti pigli tre caffè e ti fai due bicchieri di prosecco, diciamo che già le calorie per tutta la settimana le hai messe già da parte, che non è che sia proprio così scientifico. Quindi magari mangiare un po' di meno, un po' di più, ma per voi un po' di frutta, un po' di verdura in più. Poi a tavola magari se vuoi ti tieni pure più leggero a pranzo e cena, però già hai messo dentro delle cose sane. Se mangi in continuazione di tutto è inutile che dopo quando vai al ristorante, vabbè, se vai al ristorante con me va pure bene, fa la dieta, già te la fanno fa loro. Però se vai a una trattoria di agriturismo, penso che oddio, poi ristorante gourmet non, le porzioni sono piccole, però poi tu mi insegni che magari sono talmente concentrate di olio, di condimenti che possono essere più caloriche magari di, perché guardate qua, se Christian riesce a fare un primo piano. E io fra un po' non smetterò di parlare. Rino non parla perché non ha la voce, non parlo perché tra un po' con l'acquolina in bocca dovrò fermarmi. Guardate il colore di questo, del grasso della spalletta, cioè è un bianco candido, guardate qua. Cioè io mi chiedo, vabbè, i grassi faranno anche male, non bisogna mangiarne tanti. Ma non parliamo tanto male dei grassi, per piacere. Esatto. Ma una cosa così, chi è che ha il coraggio di dire che può far male? Claudio? Dai? No,
Allora, io posso dire, per quanto, a parte dipende dalla genetica, no? Dalla familiarità, no? Tutte queste cose che i dottori sanno meglio di noi, quindi tu puoi pure stare attento, ma se geneticamente c'hai dei problemi, è meglio che ti abbotti di mangiare di bere. Almeno sei contento. Sai la fortuna. Io sono d'accordo. Non si può sempre soffrire nella vita. No, sei avuto la fortuna di avere una genetica familiare, insomma, no, che ti permette di avere il diabete basso e il colesterolo basso. Io fortunatamente ce l'ho. È chiaro che mangio un po' di più. Io mangio quasi esclusivamente maiale. È la mia carne preferita. Non ho mai superato i livelli del colesterolo consigliato. Ho fatto il donatore di sangue per parecchi anni, ma adesso il tempo mi ha fregato, fra un po' mi frega pure l'età. E non solo una volta mi hanno mandato a casa perché la sera prima mi ero strafogato d'abbacchio, che non mangio quasi mai. Quella sera. Quali valori aveva fatto schizzare l'abbacchio? Niente, mi sono sentito un pochettino offeso perché c'era tutta questa fila dei nuovi donatori che stanno aspettando. E a un certo punto ci fa l'infermiera, fa Ventura, io mi alzo. No, no, dal dottore davanti a tutti. Fatto. E quindi sai tutti che ti guardi, dice poi che c'è la lights. Era solo l'abbacchio. E invece il dottore mi ha detto, ti posso fare? Ma che te sei mangiato ieri sera? Ha detto, mi spiace, insomma, allora la prossima volta che viene a fare donazione non mangia l'agnello, anche perché pure questo fatto. Si pensa sempre che l'agnello, siccome è più piccolo, sia meno grasso del maiale. Stronzata enorme. Perché quello che ti piace dell'agnello o di anche altre carni è il grasso, che quando va in cottura diventa croccante e saporito. Il magro spesso è stoppaccioso, quindi se non viene fatto in un certo modo, ti mangi il cosciotto dell'agnello, la costatella, la spalla, che è un po' più mista, è più saporita e croccante e buona, insomma. Io sono una fan della costatella, però di maiale. Io impazzisco per la costatella di quindi maiale. Quindi diciamo che è più buono. Questo grasso qui, certo, è sempre grasso pure lui, insomma, però va bene, nel senso che non è che lo devi mangiare per forza tutti i giorni, io mangio tutti i giorni, io è buono e bianco. Io una muscicata gliela do, che dici, Claudio? Questa è la dimostrazione, eh? Noi siamo rimasti, penso, soltanto noi. Siamo rimasti quasi soltanto noi a fare la spalletta. Io non vorrei magari mozzicare e portarmi via due no. No, vado. Come, comunque vada, sarà un successo. Io sono pronta anche a sporcarmi completamente in diretta. Però questa la vedo pure come l'ennesima dimostrazione, ma non voglio stare a fare i pistolotti sull'agricoltura, come boom, tutte queste cose qua, sento di dire castronerie, per me ogni giorno è infinito. Guarda il grasso come si è sciolto con il morso, quello che non è fresco... No, quello, non l'ho, questo proprio il grasso si scioglie in bocca, anche perché abbiamo la fortuna di avere due cantine spettacolari, una a circa 600 metri d'altezza, come dico sempre, leggermente affumicato vista mare, perché da 600 metri guarda il mare, e in altra poi in montagna a 1000 metri, e quindi le cantine ci aiutano molto. Però dicevo, questo è come ci siamo riusciti a farci disprezzare il prodotto, no? Quando si dice il prodotto interno lordo, quello lardo, il prodotto interno lardo. E c'è stato un impazzimento verso... Io in questo momento ti ho abbandonato, vai, a ruota libera, verso il prosciutto mangiare. Spagnolo, non c'è, io non c'ho niente contro nessuno, nel senso che ognuno, io sono dell'idea che quando ti metti a tavola devi essere felice, e quindi se te lo mangi l'hamburger con le salse te lo devi mangiare perché devi stare felice, se vuoi mangiare il gourmet te mangi il gourmet, se te vuoi strafogare a mangiarti un chilo di pasta, devi stare contento, devi sapere che il tuo corpo in quel momento c'ha bisogno di mangiare la pasta, un piatto di insalata, quello che ti pare, quindi che viene dal Cile, dal Brasile, se tu lo sai che viene dal Cile, dal Brasile, te lo mangi, sei cosciente, ti puoi mangiare quello senza sentirti in colpa, lo devi sapere, non ti devono prendere in giro dicendo questo l'abbiamo fatto in Italia, e poi invece viene dalla Turchia, passato dal Kenya perché l'azienda è italiana, no? Una volta che lo sai, sta a posto, puoi mangiare di tutto. Dove c'è il gusto non c'è perdenza. Esatto. Questo per dire, è meglio che panza crepa che non roba se spreca, insomma potremmo andare avanti. Con i modi e questo di per dire all'infinito. Che ci siamo fatti influenzare da questo prosciutto, no? Quando si fanno questi pranzi, ma bisogna avere prosciutto spagnolo. Il prosciutto spagnolo a me non piace. Dici, se fai, che ti devo dire? Sono abituato ai prosciutti, no? Il prosciutto nostro che pesa 15-20 kg, e quindi ci siamo fatti perdere la tradizione, deprezzare. Poi costa tantissimo. Costa tantissimo, ed è un prosciuttino dove ti vendono l'osso, la zampa, la cotica, il pelo, non gli levano niente, cioè mentre noi gli levavamo il pelo, no, tutto, questi ce lasciano tutto, il pelo. Il nostro prosciutto è pulito. Sì, capito. E quindi c'hai questo grasso qui, non ce l'hai su un prosciutto del genere, però noi ormai ci siamo lasciati influenzare che quello è un prodotto
spettacolare, quindi questo va deprezzato nella maggior parte anche di allevatori che ci hanno a pascolo come noi, non è che siamo, ce ne saranno sicuramente altri, noi ce l'abbiamo tutti a pascolo gli animali, quindi ci stanno, non è che sono tutti degli allevamenti che fanno vedere in televisione, non è che sono tutti allevamenti intensivi come vedete su Facebook, ci stanno anche altri allevatori che allevano in un modo diverso, insomma, andatevela a cercare. E quindi il nostro è stato deprezzato, se vuoi, no? In parte, e non siamo riusciti ad esportarlo più di tanto, a parte il prosciutto di Parma e San Daniele. Gli spagnoli sono stati bravi, in agricoltura ci hanno investito, in ricerca, ci hanno investito in marketing. Ecco, forse quindi, in marketing. E quindi ci vendono tutto. No? Sono stati bravi, non gli pare niente, hanno fatto dei bei sistemi di produzione e quindi hanno fatto questo marketing. Allora magari rimangiasse un po' di spalletta, un po' di prosciutto, che magari sa un pizzichetto di sale, però è saporito quando lo mangi, no? C'è quel bel sapore carnoso che te lo devi stuccare con i denti, mentre la spalletta no, si scioglie in bocca, il prosciutto spesso lo devi stuccare con i denti. Ma non ci farebbe male. A noi ci piace. Anche bello perché stagionato. Un altro studio che sentivo è che spesso ci siamo abituati a mangiare tutti quanti le pappette, no? Da bambini. E quindi cominciamo piano piano a perdere anche l'uso dei denti. Tutto questo mangiare sempre salse, pappette, non c'è bene. Invece di masticare qualcosa con un po' di tenacia non ci fa male. E questa, diciamo, è questa bella colazione che sta qui. Lo sdiuno. Volevo, ci è andato pure prima, mi piaceva ricordare che il mese di maggio, oltre ad essere tutto questo mese di mangiare, ecco qua i nostri bei maialotti. Ci abbiamo avuto anche il primo maggio che è stato spettacolare con le virtù, no? Chi sarebbe beato, chi sarebbe potuto mangiare, non tiriamo fuori le ricette perché sennò qui scateniamo un putiferio che non finisce più, ognuno si fa la sua ed è giusto che sia così, come se fanno lì alla scolana, ognuno si fa i tortellini per modo suo, ognuno se le fa come si pare. Speriamo che dall'anno prossimo stiamo più sicuri con l'acqua, perché uno sta attento a raccogliere le verdure e poi ci metti l'acqua inquinata. Invece speriamo. Diciamo che stiamo bene. Poi qui vorrei un attimo, però vorrei ricordare pure che c'era il primo maggio, oltre alla festa di virtù, era la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, beato a chi ce l'ha, insomma, come ho detto io, beato chi ce l'ha, chi lo va a cercare e chi ce l'ha fortuna nemmeno a cercarlo, perché gliene frega niente. E quindi c'è una frase di Ignazio Silone, che era questo scrittore abruzzese, poi è morto in Svizzera, che a me piace molto, insomma, ha detto diverse cose, ha scritto bei libri, e c'è una frase che racconta proprio quella che era il lavoro pesante a fine 800, inizio del 900, nella piana, poi diventata piana di Avezzano. E la frase dice più o meno così, vado a mente, a memoria, insomma: soprattutto c'è Dio, Signore del cielo, e questo ognuno lo sa. Poi c'è il principe d'Orlonia, padrone e signore di tutte le terre. Poi ci sono le guardie del principe d'Orlonia. Poi ci sono i cani delle guardie del principe d'Orlonia. Poi il nulla e poi ancora il nulla. E poi ci sono i gafoni. Che è terribile, perché queste persone contavano meno dei cani, quindi se ci siamo riusciti a conquistare dei diritti è bene che ce li manteniamo. Ci ricordiamo che il primo maggio va ricordato il lavoro, le battaglie che sono state fatte, e vanno mantenuti questi diritti per noi, per i nostri figli, per i nipoti e per tutti quanti, con rispetto delle regole, delle leggi, sempre. Però vanno mantenuti, non scordati, non pensiamo che adesso tutti quanti timbrano il cartellino falso, c'è gente che ci ha rimesso la vita, ha lottato, è morta in queste battaglie per cercare dei diritti civili e non va scordata. Quindi questa frase di Silone me la so stampata in mente, perché sicuramente racconta un periodo in cui c'è stata veramente la fame. E quindi poi ritorniamo a questo maggio, pure un altro invito faccio, scusate, ma non parlo più di agricoltura, che tutti i giorni mi sento questi piagnistei di questi... Oddio, mi è caduto il carciofo. Ce ne prendiamo un altro, prendiamo questo qui. Sì, ho fatto qui. Un macello, ma io l'avevo però detto, Lo avevo detto, Cristian mi guarda alla regia, io avevo detto che qualche guaio lo combinavo. Io avevo detto questa... Mi sono assunta la responsabilità, mi tengo il guaio e mi mangio il carciofo che ho raccolto, ecco qua. Questa storia in questi giorni, anche scritta da un po' d'amici sui giornali, di questo lamentarsi di Teramo, dell'Abruzzo che va male, non va male.
E copiare Ascoli. Io vengo da Ascoli, sono nato a Roma, ho origine ascolana, ho girato abbastanza, insomma, sono un cittadino senza mondo, come si dice. Però mi piace tutto. E vi assicuro che sono andato a vedere Fritto Misto, lo posso dire, tanto qualcuno lo denuncia, mi denuncia. C'è stato questo leccare, insomma, un po'... Questo Fritto Misto ad Ascoli, se ci siete andati, Fritto Misto ad Ascoli l'avete visto, era una cosa indecente, una sagra fatta male, in qualsiasi paese si fosse fatta sarebbe stata migliore, 5-6 stand sfigatissimi, questi chef che si spacciavano per cultori del fritto, tutti erano quattro industrialotti invitati, forse con due politici, in uno stand che era uno stand della sagra. Cioè Teramo c'ha la sua potenzialità, l'Abruzzo c'ha tante altre, non denigriamoci sempre, non ci buttiamo bravo, sempre addosso bravo. Questa cazzo di casa. C'è altre cose, c'è la fortuna di avere l'università con centinaia di persone che vengono da fuori, sfruttiamo quello che abbiamo, ma non ci stiamo sempre a fare il male. Ogni volta che scriviamo sul giornale, che diciamo su Facebook che non si passa a trafore, non paghiamo più le tasse, è il mare in cui... lo sanno tutti, oggi con internet lo sanno tutti, non è come una volta che uno di Teramo lo diceva, uno di Atri che lo diceva, uno di Pescara che lo diceva, uno di... Oggi tu lo scrivi sul giornale e dopo 2 minuti lo sanno negli Stati Uniti. Siccome tutti quelli che vengono sono felici di venirci a trovare, sono contenti, stanno bene, facciamoli star bene sempre, facciamoli contenti. Io sono contenta, felice, strafelice di vivere in Abruzzo, di vivere a Teramo, ci sto bene, una città a misura d'uomo, si mangia bene e siamo collegati a tutto. Sì, sì, per cui io sono felice di essere teramana e di vivere qui. Smettiamo di fare sti paragoni, fanno esatto, solo male. Esatto. E grazie a tutti. Claudio, io non so se ringraziare te sicuramente, ma devo ringraziare Rino. E qual carciofo va cadendo. Grazie Rino. Grazie Rino. Facciamo così, prendo un impegno con Rino. Tanto tu e Rino fate trasmissioni sì, da sì, una vita. Poi... Allora Rino, una volta al mese quando c'è Claudio, tu ti fai andare via la voce e la mattinata con Claudio la faccio io. Va bene? Grazie promesso. A tutti, grazie, grazie felicità, grazie. Gioia, felicità, felicità. No. Non sta in città, viva la campagna, viva la campagna. Grazie. La verità è questa qua. Viva la campagna che ti dà.